Ciao a tutti! Oggi prepareremo il riso al forno con piselli, patate e prosciutto. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso di tipo carnaroli, piselli, cipolla, vino bianco, sale, pepe, olio evo, patate tagliate a cubetti e lessate, provola, parmigiano grattugiato, prosciutto, acqua e dado vegetale. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e lo scalogno ed azioniamo il bimby per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio ed insaporire per 4 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere i piselli e il vino bianco. Ed azionare il bimby per 6 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere il riso, l'acqua, il dado, il pepe e il sale e cuocere per 13 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Trasferire in una ciotola. Aggiungere le patate, la provola, un po' di parmigiano, il prosciutto tagliato a fette grossolane ed amalgamare bene. Trasferire in una pirofila ben imburrata. Spolverizzare con il resto del parmigiano e cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. Il riso è cotto, lasciare intiepidire prima di servire. Riso al forno con piselli, patate e prosciutto. Grazie e alla prossima ricetta!